Si svolgerà per la prima volta in Calabria la riunione scientifica annuale AIRTUM, Associazione Italiana dei Registri Tumori, giunta quest'anno alla 21ª edizione. Dal 5 al 7 aprile a Catanzaro si confronteranno ricercatori epidemiologi, primari di oncologia, società scientifiche e associazioni di malati oncologici. È un riconoscimento all'attività del registro tumori dell'ASP di Catanzaro, è un momento anche di confronto con gli altri registri tumori nazionali per confrontarci sulla qualità, diciamo, dei nostri interventi. L'evento, che è stato presentato negli uffici della Direzione Generale dell'ASP di Catanzaro, sarà l'occasione per analizzare i fattori di rischio, stabilire i programmi di prevenzione primaria e secondaria, quindi gli screening, e soprattutto fare il punto sui tempi di diagnosi e trattamento nei quali la Calabria arranca. Ed è anche un'utile occasione per far sì che la Regione Calabria abbia un dato complessivo sulla incidenza e prevalenza dei tumori. Il registro di Catanzaro, l'ASP di Catanzaro, è attivo dal 2003 e accreditato nel 2010. Il registro di Cosenza-Crotone è stato accreditato in questi giorni. Il registro di Reggio Calabria è partito a dicembre 2014 e sta avviandosi abbastanza bene. Vibo è partita da pochissimo, però Vibo ha, diciamo, come vantaggio di essere piccola e che poi nella legge regionale è legata a Catanzaro, quindi avrà un percorso privilegiato nell'accreditamento. Rossella Galati per la CNews 24.